Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo appuntamento di Salvo il Mondo su Fortnite. Signori, so che questa serie non la seguono tutti quelli che mi seguono su Fortnite, però voi che la seguite vi volevo ringraziare perché lasciate un sacco di like. Riusciamo ad arrivare a 20.000 like per questo nuovo episodio? Signori, ho aperto il bottino giornaliero, non so come spendere quei miei 3 punti abilità. Le munizioni ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Oggi dobbiamo giocare potenziamento arma. Fase di livello, un'arma 0 di 1. Non so il perché, però dovremmo giocare questo. Anche perché potenziamento arma in realtà l'ho fatto già salire. Ma magari lo dobbiamo fare dentro la partita. Potrebbe essere come non potrebbe essere. Abbiamo tra l'altro il nostro eroe di livello 17. E ragazzi, ci stiamo dando giù pesante. Ho una nuova abilità di questo personaggio, per esempio l'altra aveva la granata che si rigenerava ogni tot, questo qua mi sembra che ha tipo un pugno, quindi un corpo a corpo che potrebbe essere un pochino più interessante sotto l'aspetto della novità. E oggi lo voglio provare insieme a voi. Poi come avete visto questa serie comunque l'alterno un po' con altre serie. Vediamo un po', non è quello perché tra poco dovrebbe uscire un giocone che vorrei portare. Sarà un po' complicato da portare perché non ci ho mai giocato. Non vi dico qual è, che vi lascio con la suspense. Allora, magari corre. Se questo mi corre... Trova il bersaglio dell'Atlante. Ok, che gran rottura di palle. Ok, con una me l'ha fatto fare con una cattiveria imbarazzante. Vi devo dire che la cosa mi piace assai. Ragazzi, ho trovato una cassa di quelle belle interessanti che vado ad aprire insieme a voi, roba epica. Oh yes, signori, ci è piaciuta assai. E continuiamo a cercare sto coso. Ah, tra l'altro non c'ho pezzi quelli blu, dovrei prenderli. Pensavo che me li accumulasse di partita in partita. Ok. Penso di aver trovato il target, non so neanche come io ci sia riuscito. Ah, è stata una botta di culo incredibile, neanche l'avevo visto. Attiva la città di 2 regioni di 6, buon successo e più preventivo. Ma sì, ma qual è il problema? Lo facciamo il bonus. Allora, per prima cosa mi conviene, credo, togliere questo albero qua, che è un po' fastidioso. Ok. Ok. L'Atlante lo abbiamo piazzato. Qua conviene tantissimo. Vorrei capire più che altro. Mi piacerebbe capire più che altro da dove vengono i nemici, questo sarebbe importante. Ok. Perché così non mi conviene molto, capito come? Cioè, preferisco fare una soluzione del genere. Vedi? Lasciamo così. Poi certo, non so come andarci, so serio. Allora, facciamo così. Da dove arriva? Ok, dalla parte quella... Dalla parte quella che mi piace. Allora intanto togliamo questo. Togliamo anche questo qua. Ok, secondo me ci stiamo. Quindi attiviamo l'Atlante. Vai, non credo che sia tutto sto problema, this, perché voglio togliere pure questo qua, che secondo me mi dà una manona. C'è da capire. Ok, perfetto. Quindi se io faccio così e faccio così, comunque mi dà una mano, no? Ma perché la cosa dovrebbe essere pavimento. C'ho questo qua, ma non capisco quanto in realtà mi possa essere utile. Ok. Se io faccio così, esatto. Vedi? Ma perché ce la dovrei fare, eh? In realtà vi dico. Perché se no c'ho un'altra idea. Se io faccio così.
faccio fa tutto a loro. Che me frega, scusate. Guarda che roba, raga. Li incalano tutti qua dentro. Vedi, faccio così. E ogni tanto gli do una mano. Che me frega. Anche perché volendo posso andare qua e richiedere di fare. Queste non le posso fare. Mi mancano i progetti comunque, per le trappole. Dai, dai. Non è difficile, ve lo dico. Non è difficile, anzi. Ok. Uno dice sì, sarà pure difficile, ma se tu sei cretino. Giusto, giusto. Niente da dire, guardate, niente da dire. Niente da dire, guarda. Perché in realtà tanto qua io la roba ce l'ho, no? Perché qua, vedi, posso fare queste, queste non le posso fare. Trappola pavimento. Non so cosa faccia questa, quindi facciamo così, va. Ok. Quindi ho una trappola pavimento. Non so cosa faccia questa. Ah, tipo li fa zompare. Ok. Buona a sapersi, però devo lootare, ragazzi, eh. Questa purtroppo l'ho sprecata, vabbè. Quindi muro. Ma cazzo ce ne, raga. Guarda, fa tutto automatico, ragazzi. È uno spettacolo, raga. È uno spettacolo così, ragazzi. Ho capito il senso del gioco, sapete? Sto cominciando a capire il senso del gioco. La cosa mi piace assai. Intanto mi faccio un po' di munizioni. Ok. No, non posso farmele più, ragazzi. Dai, dai. Ma che bravo, vai. Dovevo ripararlo, attenzione. Fantastico, ragazzi. Fantastico. Ah, vabbè, forello, quello doveva volare. Guarda la gente. Questo che cos'è? Una pignatta? Non so cos'è. Non so cos'è, ragazzi. Cosa ho fatto? Ok. Ragazzi, non so cosa sia quella pignatta, devo essere sincero. A che serve sta cosa? Oddio, poi mi dite a cosa serve, per favore. Ok. Questa è una Tesla. Tanto si dovrebbe ricaricare, se non sbaglio, eh. Overpower tantissimo. Bello, bello, bello. Ci piace. Potrei ancora esagerare, ma in realtà va bene così. Potrei mettere anche la trappola dall'alto, ma chi se ne frega, raga. Ragazzi, mancano 48, 47, 46. Qua delle trappole si sono rotte. Quindi effettivamente hanno la loro efficacia. Sto pompa è assurdo. È assurdo veramente, ragazzi. Ok. Sto facendo un sacco di danni. Adesso sto usando un po' il cecchino pure per cambiare un pochetto, ma vedi qua perché c'è rimasto questo. Perché le altre me l'hanno attaccate purtroppo. Non vedo ora che diventi un pochino più difficile. La cosa secondo me. Bravissimi. Hai visto che ho costruito. Ho difeso senza costruire accesso. Devo lootare una cifra, raga. Ve lo dico. Devo lootare davvero tanto. Sono molto soddisfatto. Molto molto molto. Bene. Direi che qua potenzia esamina. Ci abbiamo diverse cose. Perché livello 8. Ma sai che c'è? Ma che cazzo? Ma scusate, ma perché non dovrei? Ma perché non dovrei? Perché addirittura qua ce n'ho un altro. Ma sì, ma porto su, raga, ma che? Scusate, eh. Oh, livello massimo raggiunto. Questa T perché non me li sblocca? Ah no, forse livello massimo
raggiunto mio? Forse. Signori, ci facciamo un'altra partitozza. Che dite? Potenziamento arma sempre. Incarico. Ah, ma forse perché vuole che faccio. Forse vuole che faccio questo. Eh sì, me sa. Allora, ragazzi, non ve l'ho fatto vedere, ma calcolate che so quasi un quarto d'ora che sto giocando. Mi sono quasi visto tutta la fottuta mappa. Quasi tutta. E qua probabilmente devo fare una nuova di queste qua. Vediamo un po', Io qua libero sempre un pochetto, perché non ho in realtà capito bene come procedere qua, Però ok, da dove arriva la tempesta? Da questa parte. Va bene. Allora, ho fatto questa specie di corridoio che sembrerebbe anche essere ottimizzato notevolmente bene, secondo me, perché purtroppo arti di mini trappole non ce le ho. Cioè, per carità, va bene, mi dà una mano, però ho paura di utilizzare. Vedi, poi diventano cattivissimi. Diventano incazzati lerci, ragazzi. Perché in realtà qua posso incanalare ancora di più. Però mi manca sempre una trappoletta, perché ho paura che facendoli incazzare troppo poi non mi vanno più là, perché sennò potrei metterci un'altra trappola. Però in realtà così ce la faccio, cioè, quindi non è un problema, raga. Allora, anche qua mancano 46, 45. Qua mi si è rotto l'altro cecchino, mi si è messo questo, sto a fare una strage, c'ho 1416 colpi. Quindi è parecchio utile il cecchino, ragazzi. Secondo me per adesso è un'ottima arma, dove ho tante tante munizioni. Tante tante tante, sempre quello, Che lo uso anche come mitra, volendo. Perfetto. Ho detto un bel mitrozzo questo, Ah, che poi, tra l'altro, potrei fare così. Che i danni ne fa, Che i danni li facciamo, Parecchi. Peccato, perché stavo arrivando addirittura a platino sui danni inflitti. Tantissima roba, raga, tantissima. E poi non pensate, ma sto video 48, quasi 48 minuti di registrazione, è una cifra, Una cifra tantissimo. Ok, allora, per andare avanti, probabilmente, molto probabilmente, devo far salire su un'arma. Io credo di avere 1600, nuovo livello disponibile, quindi non è bad. Tanto mi costano... No, in realtà mi costano pochissimo, mi porto sulla trappola. Quindi aumento di livello, vediamo un po' se la missione mi sa che è questa qua. Quindi potenziamento arma l'abbiamo fatto. Perfetto, vedi, mi ha dato... Allora, vedi che c'avevo ragione. Vedi che c'avevo ragione. E signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che l'appuntamento vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete se non siete iscritti, iscrivetevi al prossimo appuntamento a Vostro Cerebro 89. Ciao ciao!